Uscita di massima urgenza stamattina, prima dell'alba, per il suo M è partito dall'ospedale San Bortolo, direzione Alticeccato, per prestare soccorso immediato ad un uomo travolto da un'automobile. La vittima è un 48enne di origine straniera che da tempo vive nel Vicentino, probabilmente nel territorio di Montecchio Maggiore. L'allarme è scattato alle 5:20 del mattino con l'oscurità lanciato da una donna che si trovava al volante del suo veicolo al momento dell'impatto con il pedone. È stato investito in via Battaglia, sbalzato sull'asfalto dopo l'urto. Si tratta dell'arteria sulla provinciale 500 che collega l'uscita dell'A4 all'altezza dello svincolo di Montecchio Maggiore con la grande rotatoria al bivio con la strada regionale 11. In quel momento la strada era quasi deserta, per ora non si conoscono le dinamiche dell'investimento. Un'autolettiga del 118 è giunta sul posto, segnalato dall'automobilista, codice rosso, prestando i primi soccorsi al ferito. Il personale sanitario è mobilizzato e adagiato all'interno del veicolo d'emergenza. L'uomo poi è scattata la corsa contro il tempo. Da lì, viste le condizioni gravissime, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata.